Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la nostra Master League, con la nostra Roma, signori. Veniamo da una bella vittoria contro il West Ham che ci ha dato possibilità di smuovere un attimo la classifica in senso di punti, signori, nel senso che siamo sempre settimi, ok, però ci stiamo un attimino avvicinando alle zone interessanti. Se dovessimo riuscire a portarci a casa altri 3 punti anche oggi, dico, sarebbe un ottimo risultato. Detto questo, signori, prima di partire dal video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per gente e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ringrazio in anticipo perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. E senza il vostro aiuto, signori, mi viene complicato anche perché poi avremo altri traguardi da raggiungere, signori. Siamo pronti per scendere in campo. Andiamo a sistemare un attimino la squadra. Andiamo a cambiare la formazione, ok. Andiamo sempre col 4-4-2. Andiamo a levare Cellini, che ormai non gioca più, signori. Giochiamo con Verlander. Andiamo a mettere Babangida che è su di morale, lo andiamo a mettere al posto di Espimas, sì, perché è proprio scazzatissimo Espimas, lo cambiamo con Ximenes. In attacco abbiamo Castello che è su, Bolatta che è giù, quindi via Bolatta e dentro Huygens non ci sta proprio con la testa, Njord è anche un po' più alto, facciamo giocare a Njord, diamo fiducia a Njord. Arti che cos'è? Arti è un centrocampista centrale che è su di morale, anche Cecil è su di morale che è un difensore centrale. In difesa come siamo messi? Dai, vabbè, dai, giochiamo così, decisi, signori. Contro chi giochiamo? Che non l'ho visto, contro l'Ajax, signori. Scontro diretto, signori, scontro diretto. L'Ajax che ci ha portato fortuna nel primo girone, che è stata la squadra con la quale siamo riusciti a portarci a casa i primi 3 punti di questa serie, e oggi vediamo se riusciamo a replicare la situazione. Spero di sì, perché 3 punti contro l'Ajax oggi sarebbero importanti. Bravo, così subito sulle caviglie. Giallo per Ximenes. Sarebbe importante perché è uno scontro diretto, signori. Gli scontri diretti dobbiamo cercare di, se vogliamo un attimino risalire in classifica, almeno gli scontri diretti dobbiamo cercare di portarceli a casa, signori. Allora, allarghiamo subito il pallone per Stromer per Valeri. Valeri vede subito Babangida. Babangida prende parte. Babangida è partito. Babangida, no! Purtroppo sto giocando con le levette, signori. Io ho sempre avuto problemi a giocare con le levette. Mi viene veramente male a giocare con le levette. Sono sempre stato abituato a giocare con le freccette laterali. E quindi giocare con le levette ti dà più sensibilità perché riesci a fare più cose. Babangida, mannaggia, riesce a fare magari più cose veloci, senza perderci troppo, senza avere magari troppa scattosità. Però, Valeri, non ti fare Valeri, perché mi deve cambiare il segnalino quando non glielo chiedo? Perché? Babangida intanto riparte. Babangida riparte e ha un'autostrada davanti a sé. Babangida riparte e ha un'autostrada davanti a sé. Attenzione, Babangida riesce a fare fuori il difensore. Babangida, non ci. Non hanno la reattività di far quello che gli dico quando gli dico di farlo. Perché gli avevo detto di tirare e lui invece di tirare. Ok, mamma mia. Signori, in tutto questo, Miranda, dai che hai la freccetta verso l'alto tu oggi, Miranda, dai. Dai, Miranda, dai, ma che cazzarola fate, signori? Ma che cazzarola fate? Mi passate la palla così, ma io dico un poco di brio. Un poco di brio. No, Babangida, vatti a recuperare subito questo pallone. Mi deve levare il giocatore, mi dà un fastidio. Mi deve cambiare il talloncino quando non lo voglio cambiato. Mi dà un fastidio questa cosa che voi neanche ne avete l'idea. Babangida nello stretto. Babangida si crea lo spazio. Babangida, vattene su quella faccia. Babangida che ha fatto fuori mezza squadra. Hai fatto fuori mezza squadra. Babangida, devi solo buttarla dentro. Babangida. Doveva solamente buttarla dentro, doveva solamente un po' più di forza ci voleva in quel cazzarola di tiro. Un po' più di forza ci voleva, Babangida mio, che tutto questo già è tornato da quel lato della fascia. Grande Babangida, l'instancabile Babangida, il treno Babangida. E io non le so battere, pensando di fai tu, buttala lì in mezzo, vedi un po' te che poi fa. Attenzione, Castello! Scusatemi, mi mancano dei difensori, non vorrei dire, ma mi mancano dei difensori, porca miseria. Signori, in tutto questo, iniziate a scrivermi eventualmente dei giocatori da comprare, con i punticini che ci stiamo mettendo da parte, che dovremmo riuscire a metterci da parte,
in queste partite che comunque abbiamo vinto. Speriamo che con l'Ajax riusciamo a portarci a casa pure. Ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Oh. Era un contropiede perfetto. Continuiamo a sbagliare, continuiamo a sbagliare, continuiamo a sbagliare. Mannaggia a me, continuiamo a sbagliare i movimenti. Però attenzione, Babangida, Babangida. Questa volta ci crede meglio. Babangida era rigore nettissimo, era rigore nettissimo. Sono stato trattenuto, signori. Era un rigore grosso quanto una casa. Valeri, Valeri, in netto ritardo, Valeri, Valeri. Ivanov salva la situazione, parte il calcio d'angolo da solo, che non era un calcio d'angolo, era fuori, fuori! Mamma mia, buttala fuori, fai rigatene, non possiamo tenere questa palla così, buttala fuori, dai, proviamo a creare dall'azione da difensiva in offensiva, ci stiamo riuscendo, Babangida, 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 Babangida. Va bene, non ti preoccupare, va bene, va bene, va bene. Va bene, calma, 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 Ivanov. Va bene, 35esimo, 35esimo e più Ajax che Roma fino a questo momento della partita, più Ajax che Roma, decisamente sì, più Ajax che Roma, noi abbiamo avuto due o tre occasioni, ma non siamo riusciti realmente a sfruttarle bene. Abbiamo avuto due o tre occasioni che però non siamo riusciti a sfruttarle. No, no, cioè questa è in mezzo a due, è riuscita a prenderla di testa. Ma stiamo scherzando? Quindi stavo dicendo, signori, se avete dei nomi eventualmente da suggerirmi per i futuri acquisti, ditemelo. Non lo so se conviene magari andare su un difensore, su un buon difensore. O magari puntare un attaccante. Porca miseria, Babangida però, dai. O un attaccante di quelli, un attaccante migliore, o magari, non lo so, o il portiere, che magari può essere una soluzione più interessante, andare a prendere direttamente il portiere. Attenzione, attenzione, attenzione. Sì, non so come cazzo l'abbiamo fatto, ma abbiamo segnato, signori. Roma 1, Ajax 0. Roma 1, Ajax 0. Che cazzo è successo? Non lo so. Bellissimo, il pallone è arrivato a Castello che l'ha accomodato in porta. Va bene così, signori. Va bene così. Al 44esimo, Roma 1, Ajax 0. Roma 1, Ajax 0. Castello ora fa un fallo di frustrazione. L'arbitro dimostra già. Ah no, è Miranda, scusatemi. Miranda. Al 44 nei minuti, proprio finale del primo tempo. Porca miseria, 1-0, Roma 1, Ajax 0. Risultato importantissimo. Alla fine del primo tempo, andare a riposo col gol di vantaggio è tantissima roba, signori. È tantissima roba e noi ci stiamo riuscendo. Mannaggia, mannaggia lì, Babangida riusciva a inserirsi giusto. Io devo imparare che certe volte Babangida, quando entro così, devo tirarla la palla. Perché su una respinta, come è stato nello scorso episodio, su una respinta noi possiamo comunque riuscire a segnare. E devo tirare con Babangida quando riesco a entrare così, signori. Quando riesco a entrare così devo anche cercare il tiro. No, 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 grandissimo Castello che è preso dal coraggio del gol, signori. Ci prova, la butta dentro. Di Jorg non si fa trovare pronto. Attenzione, Valeri, Valeri, Valeri vuole dimostrare di essere anche lui un signor giocatore. Che cazzo la fa Valeri? Però aveva riconquistato il pallone. Dai, da apprezzare l'impegno di Valeri. No, 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 no. Questa è brutta, questa è brutta. Dučić. Esagerato, esagerato. Questo cartellino rosso così diretto è esagerato. Esagerato, però va bene. Lo accettiamo, signori. Mettiamo Vorlander in difesa, non giochiamo più con l'uomo davanti la difesa, ma preferisco avere un difensore centrale. Riusciamo ad, porca miseria, porca paletta ambriaca, a recuperare il pallone, signori? Stiamo a vincere 1-0, abbiamo l'uomo in meno. Gradirei che la squadra non si disunisse, ma anzi riuscisse a trovare il gol Chiudiamola, chiudiamola, signori, chiudiamola, chiudiamola, chiudiamola. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, bravo Babangida, Miranda, Miranda, Miranda per Babangida che riesce a girarsi su se stesso. Babangida, Babangida, Babangida. No, dai, ma perché ci sono le respinte e non riusciamo a essere, perché per lì non c'è più l'uomo di interdizione, quindi
Iorga, 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 prova ad andarci, prova. Iorga, 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 Iorga. Attenzione, il pallone arriva a Babangida. Pallone sanguinosissimo, ma che è arrivato a Babangida, signori. Un pallone sanguinosissimo è arrivato a Babangida, che riesce a ripartire su quella fascia. Babangida, 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 non lo fermi. Babangida, 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 non lo fermi. Calcio d'angolo ancora. Mi poteva dare il rigore, lì bastardo, che non è altro. Babangida riesce a girarsi su se stesso. Babangida, 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 Babangida. Ribadisco, signori, in questa partita, ora come ora, non me ne frega nulla di fare tanti gol per prendere punti per i giocatori, signori, mi interessano semplicemente i 3 punti per il campionato, signori, per riuscire a rientrarci. Babangida, signori, 2-0, grandissimo l'esterno destro, l'esterno destro, Babangida. Trova il 2-0. Porca miseria, che gran gol. Ah no, interno destro di Babangida. Interno destro di Babangida. E si va sul 2-0, signori. Si va sul 2-0. Ribadisco, non mi interessa tanto il numero di gol che possiamo riuscire a fare in questa partita. Bensì, mi interessa di più. Mi interessano di più i 3 punti, signori. Mi interessano di più i 3 punti. Anche se Babangida. No, mamma mia. Mamma mia cosa stava trovando Babangida. Mamma mia cosa stava trovando Babangida, che per ora si trova Njord, Njord, Njord. Questo deve essere svedese, perché il nome è quello, signore. Il nome è quello di uno svedese. Attenzione, Babangida, dritto per dritto. Niente da fare, niente da fare. Attenzione, ancora il recupero di palla veloce. Babangida, Babangida recupera lui. Babangida, 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 Babangida. Riesce a rientrare Babangida. Niente, ho sbagliato tasto, signore, ho sbagliato, ho messo la pausa quando non ci stava. Ho sbagliato tasto, nell'euforia di ammaccare tutti i tasti possibili e immaginabili. Occhio, occhio a questi interventi. Siamo 2-0, signore, siamo al 25, siamo 2-0, siamo al 25, siamo 2-0. Calma così, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. È entrato Chivu, attenzione, è entrato il rumeno. Pallone che arriva a Babangida, che riesce a ripartire ancora su quella fascia. Signori, se questi. Se arrivano ai 3 punti, vi ricordo di suggerirmi i giocatori da comprare. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Io aspetterò qualche giorno. Non posso aspettare magari l'uscita di questo video. Ci comunque andremo a giocare eventualmente poi la prossima partita un po' più in là. E così poi mi darete. Magari non compro nessuno. Mi darete dei suggerimenti per i giocatori da comprare. Mi raccomando. Dai, calma, 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 calma,
non aspettano altro. Aspettano il rigorino per riaprire la partita. Dai, ma porca. No, la partita non gliela dobbiamo far riaprire a questi. Non gliela dobbiamo far riaprire la partita a questi, signori. Non gliela dobbiamo far riaprire la partita a questi. Con calma. Ricordiamo che abbiamo l'uomo in meno, signori. Ma Papa Angita non lo sa. Non lo sa che abbiamo l'uomo in meno, signori. Papa Angita non lo sa che abbiamo l'uomo in meno. Lui sa solo che è un treno, signori. Papa Angita è un treno. Papa Angita è un treno. Papa Angita è un treno. È un treno. No. Porca miseria, il 37esimo. Cosa ha fatto Papa Angita? Ancora sulle gambe, signori, sulle gambe, non lo fermi, Babangida. Dai così, Babangida ancora, è ripartito lui, se ne va ancora su quella fascia, Babangida ci riprova di nuovo. Porca miseria, che tiro brutto. Che tiro completamente brutto, ma proprio fuori da qualsiasi tipo di schema. Proprio è stata una reazione di rabbia, un tiro rabbioso di Babangida. Che poi neanche so che piede è Babangida. Io lo faccio giocare sulla fascia che mi conviene a me. Babangida, 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 Babangida si crea lo spazio ancora, Babangida non si ferma, Babangida non si ferma, Babangida. Cercate il movimento ma troppo tardi, cercate il movimento ma troppo tardi. Attenzione all'Ajax ancora, questa volta ci crede bene. Valeri, Ivanov. Leggermente fuori dall'aria, però va bene, ogni tanto un aiutino per noi ci sta bene, ci sta sempre bene ogni tanto un aiutino per noi. Aia, 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 stiamo per soffrire, lo sento, stiamo per soffrire, lo stiamo per prendere, nei minuti di recupero, signori. Invece forse no, forse no, forse no, forse no, invece forse sì, forse sì, forse sì, forse sì, portiere Ndogazzera, la vai.
Calcio d'angolo, arbitro fischi? Fischi la fine di questa cazzo di partita? No, glielo deve far fare per forza un gol, signori. Un gol glielo deve fare per forza. Un gol glielo deve fare per forza. No, invece no, perché c'è Ivanov che la spazza via, signori, ed è finita. Noi così. Scontro diretto portato a casa. Roma 2, Ajax 0. Grande impresa, signori. Grande impresa. Porca miseria, gol di Castello su assist di Miranda e assist di Vorlanger e gol di Babangida, signori. Tanta roba, 2-0 portato a casa. Mamma mia, sembra che questa Roma stia iniziando a ingranare. E questo è molto importante, signori. Prendiamo 6 punticini, 4 punti base e 2 punti bonus. Siamo a 30 punti, signori. Siamo a 30 punti. La situazione si inizia a fare interessante. La situazione si inizia a fare interessante. Siamo quinti, andiamo, superiamo l'Ajax e agganciamo il Parma, signori. A 17 punti, 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. 17, 18 gol fatti, 16 subiti. Tanta roba, tanta roba. Con 30 punticini, noi chi potremmo andare un attimino ad comprare? Allora, vediamo. Con 30 punticini dalla Juve, nessuno. Cioè, nel senso, un paio di giocatori, ma non. Van der Sar, il Parma dove sta? Il Parma, Buffon è 28. Buffon potrebbe essere interessante per sistemare la difesa con 28. Amoroso 34, 34 è alto. Crespo 32. Addirittura Crespo è più alto di Amoroso. Addirittura. E forse c'ha le statistiche di attacco 18, 18, equilibrio 17, quindi più equilibrio Crespo. Resistenza 18, 17, velocità 17, accelerazione 17, accelerazione Crespo, Amoroso è più veloce. Precisione, boh, Thuram è 30, signori. Thuram potrebbe essere un buon acquisto da metterlo lì, da metterlo lì. Invece il Bontotti, mi chiede il Bontotti quanto, dove sta? Totti 32. Totti non è male, Totti non è nemmeno tanto male. Va bene, signori, detto questo, intanto noi ci fermiamo qui. Totti a posto di Miranda, sapete, non sarebbe proprio brutta come situazione. Ma invece un certo Ronaldo, che ricordo che Ronaldo era devastante. Dove sta Ronaldo? Rivaldo 47, 46. Rivaldo ti cambia le partite. Alberto Carlos 36. Ok, e un certo Ronaldo. Dove sta Ronaldo? Ronaldo 50. Porca miseria, Ronaldo te le spacca le partite, sì, Ronaldo è tanta roba, costa 50, forse il giocatore più costoso di tutto il gioco, penso di sì, penso di sì. Però il Brasile, scusate, ce l'ha messo Elber, 82-32, va bene, detto questo, signori, intanto io per questo video mi fermo qui, la valutiamo con calma tutte le varie situazioni e poi vediamo un attimino chi andare a comprare, signori. Va bene, detto questo io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per il prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!